E di lavoro disegno. Il libro è una cosa molto importante. Sono nato nell'era del libro, che ho l'impressione che stia finendo, e quindi è ancora più importante, non solo come oggetto, ma come nutrimento. Insomma. Io ho fatto per 12 anni quotidianamente copertine. Continuo a farne ogni tanto, più saltuariamente. Diciamo, il rapporto con il contenuto del libro è piuttosto lontano, diciamo così, perché con i ritmi che seguivo, leggere il libro era una cosa che poteva avvenire in un secondo momento. La copertina andava e va fatta, secondo me, senza aver letto il libro. Io ho sempre identificato il disegno e la scrittura, li sovrappongo come strumenti, no? Cioè, in fondo il disegno è la scrittura prima dell'invenzione dell'alfabeto. Diciamo, gli alfabeti ideografici sono quasi più disegni che non lettere, no? E quindi il disegno e la scrittura hanno il compito analogo di narrare delle storie, no? Che si voglia o no. In ogni disegno noi ricerchiamo una storia, come in ogni opera letteraria ricerchiamo una storia. Se vogliamo parlare di illustrazione, la cosa si fa complicata, perché ci sono tanti modi di fare illustrazione, no? Ci sono dei modi più didascalici, per esempio i manuali dell'IKEA per il montaggio dei mobili sono illustrazioni, no? Che ti spiegano come mettere insieme, e devono essere molto chiare e didascaliche, no? C'è l'illustrazione letteraria, che invece deve suggerire in qualche modo un mood, un'atmosfera, no? E quindi è un po' più autonoma rispetto ai contenuti con cui si confrontano, e lo stesso vale per l'illustrazione dei settimanali. Poi c'è la pittura, no? Poi c'è, non lo so, io ho fatto dei libri in cui la scrittura è venuta dopo i disegni, no? È stata suggerita dai disegni. Ho fatto addirittura un romanzo per illustrato di 160 pagine, partendo dai disegni. La mia amica Giovanna Zoboli ha costruito una storia di 160 pagine, un giallo, insomma, una cosa. Il libro si intitola Una vita, buffissima. Beh, le fonti di ispirazione sono le altre persone che si occupano di quello di cui mi occupo io, no? Il confronto, il dialogo con queste persone, insomma, con questi personaggi. Le tecniche che uso, diciamo che io non ho una formazione accademica, sono laureato in urbanistica, quindi il disegno è dopo il liceo classico, dove non esiste e non l'ho praticato molto. Ho cominciato a disegnare dopo, e quindi dal punto di vista tecnico uso delle tecniche piuttosto rudimentali. Ho sempre disegnato con la matita o con la penna, e poi appena è stato possibile ho usato i sistemi di riproduzione come le fotocopiatrici, il computer, queste cose qui, per accelerare e semplificare la possibilità di intervenire in un secondo momento sul disegno, perché lavorando con l'editoria, sia i giornali che i libri, il tempo è molto poco e spesso vengono richieste adattamenti, correzioni, modifiche al disegno, che è complicato fare se uno ha fatto un quadro ad olio, insomma, mentre se uno ha fatto un disegno componendo tanti piccoli disegnini con il computer è molto più semplice, insomma. Quindi diciamo che le esigenze tecniche hanno determinato un pochino il mio approccio al disegno. Adesso che ho un po' più di tempo, mi piace molto tornare a lavorare sulla carta, più che tornare, cominciare a lavorare sulla carta, finendo il disegno sulla carta, insomma, senza interventi di macchine, ecco, in questo caso.
Dipende dall'illustratore, insomma, no? Conosco degli illustratori che non arretrano davanti a nulla e degli illustratori che fanno molta fatica a confrontarsi con un testo. Io, per esempio, quando mi chiedono di affrontare un libro ci penso 40 volte, spessissimo dico di no e ci metto molto a lasciarmi convincere a illustrare un libro. Infatti, quando il libro viene fatto a partire dai miei disegni mi sembra molto più riposante la cosa. Sto per mettermi al lavoro sull'Utopia di Tommaso Moro, che mi sembra una cosa abbastanza interessante. Naturalmente ho pochissimo tempo per farlo, come sempre mi capita, insomma. Però avere poco tempo è anche in qualche modo un incentivo a lavorare, insomma.